Buongiorno a tutti ragazzi, come già sapete sono appena tornata a casa da lavoro, sono le 9:30 perché oggi ero in turno fino alle 9. Ne ho anche approfittato per andare a fare un paio di commissioni, perché ovviamente potete immaginare che noi non ce ne facciamo mai mancare una, assolutamente, ma adesso vi spiego. Come sapete abbiamo portato Atene quindi dal veterinario, le abbiamo fatte visitare, le abbiamo dato le cure. Ora stanno anche molto molto meglio. Stiamo continuando a mettere le goccine negli occhi, giusto perché ancora un po' di catarro c'è, ma per quanto riguarda l'aerosol l'abbiamo terminato. L'abbiamo fatto per 5 giorni e adesso infatti sono vispissime. Ma se avete magari visto le storie di Instagram nei giorni precedenti, avrete sicuramente notato che appunto stanno decisamente meglio. Gli occhi sono adesso aperti, non hanno più le crosticine, però insomma stanno giocando sotto il cavalletto. Ancora le goccine dobbiamo metterle. Al di là di questo, ragazze, ragazze, dovete fare la lotta proprio qua sotto, a Molina di Mamma. Ovviamente. Allora, ma come se non bastasse, ieri è successo un imprevisto. Ovvero, ieri siamo dovuti correre da Simone, dal veterinario, perché Sciavi non stava affatto bene. Cos'è successo? L'altra sera era un po' mogio mogio, ma io sinceramente pensavo per il caldo, perché comunque loro. I grandi patiscono tantissimo il caldo e di solito si isolano nei posti più freschi della casa e stanno tutto il giorno per i fatti loro. Però l'altra sera era proprio veramente tanto tanto mogio e alla fine Gabriele è andato a guardare se stesse bene e tutta la bava che gli usciva dalla bocca. Ci è già capitato, si parla del 2019. Nel 2019 Xavi ha avuto lo stesso identico problema, ragion per cui sapevamo già di che cosa si trattasse, ovvero il dente. Allora, Xavi, nell'arco dei suoi 10 anni, soprattutto negli ultimi 7 anni, ha iniziato a perdere tutti i suoi dentini dietro perché il tartaro li ha praticamente rovinati. E per quanto più volte siamo intervenuti con Simone, con il veterinario, comunque sia, niente da fare, il tartaro proprio ha invaso tutti i suoi denti. Quindi, nell'arco degli anni ne aveva persi un po'. Ora, dal 2019 non aveva avuto più problemi di tartaro e di niente, eravamo tranquilli, ma appunto l'altra sera è iniziato di nuovo a sbavare tantissimo e l'alito e la bava puzzava in una maniera incredibile. Quindi, già sapendo cosa abbiamo fatto, abbiamo subito chiamato Simone che ci ha fatto la cortesia di darci subito l'appuntamento per ieri sera alle 7, praticamente quasi all'orario di chiusura dello studio. Quindi, ieri abbiamo preso Sciavi con una fatica che non vi dico, perché Sciavi non è solito uscire di casa, anche perché è sempre stato, diciamo, Simone a venire qua a visitarlo. L'unica volta in cui Sciavi è uscito di casa è appunto quando l'abbiamo castrato. Ad ogni modo, un casino che non vi dico, lui traumatizzato, ha pianto tutto il tempo nel trasportino, non sapevo nemmeno più io come calmarlo. Siamo arrivati dal veterinario che l'ha subito guardato. La cosa positiva è che Sciavi di Simone si fida, sa che è il suo veterinario, sa che è lì per farlo stare bene, quindi si è fatto fare la punturina di anestesia senza batter ciglio. Nel giro di 3 minuti si è completamente addormentato, era tutto sotto anestesia, così che Simone ha potuto rimuovergli il dente, che in realtà non era solo uno, erano ben due, che avevano provocato anche una forte infiammazione. E avevano fatto leggermente infezione, quindi l'abbiamo tolto. Poi ovviamente ieri il veterinario ha anche già fatto una fialetta di antibiotico e una fialetta di antidolorifico, così che almeno per ieri e oggi eravamo coperti e ci ha prescritto ovviamente l'antibiotico e l'antinfiammatorio, l'antidolorifico, scusate, da dargli ovviamente con la siringhetta. Quindi io stamattina sono uscita da lavoro, sono andata subito in farmacia perché ovviamente questi farmaci non li hanno subito a disposizione, ma bisogna ordinarli. Ma per fortuna arrivano dopo le 5 di questo pomeriggio, infatti poi ci passerà Gabriele a ritirarli e di stasera vediamo di farli entrambi, non sarà affatto contento, assolutamente. Però la cosa positiva è che ci sono sia in pastiglia sia da dare appunto con la siringhetta. E onestamente tra le due cose è molto più semplice iniettarglielo in bocca con la siringa piuttosto che fargli masticare una pastiglia, perché onestamente la sputa e non ne vuole proprio sapere. Comunque, poi siamo arrivati a casa ieri sera. Lui, Amorino, è stato un po' rintontito ancora per qualche ora, infatti non ha mangiato niente, però poi ieri sera sul tardi si è ripreso un pochettino, ha mangiato un paio di crocche e poi è stato con noi sul letto, proprio per dirvi che noi non ci facciamo mancare assolutamente nulla e nel giro di un mese Simone ci ha visto 3 volte e di solito ci vede una volta ogni morte di papera, proprio perché per fortuna, insomma, non abbiamo mai bisogno di andare da lui, tranne in casi extremis. Detto ciò, io vi farei vedere sia Sciavi che le due signorinelle, anche perché alle signorine dobbiamo mettere le gocce. Dopodiché andiamo a fare giusto qualche cosina in casa,
Perché bene o male ieri sera, cioè, bene o male da ieri la casa è rimasta abbastanza in ordine, ci sono solo qualche pasticcio, come ad esempio, vabbè, lo Scottex, il Marsala, vabbè, adesso bicchino da caffè, eccetera, qualche cosina così. E vi mostro anche l'aspirapolvere nuovo perché finalmente è arrivato. Abbiamo fatto questo benedetto reso con il rimborso, come ben sapete. La cosa, assurda è che l'aspirapolvere nuova ormai ci è arrivata da una settimana e mezzo, forse poco più, solamente che poi ho fatto altri video, come sapete, quindi l'ho un attimino accantonato come argomento. Ma la cosa incredibile è che il rimborso della vecchia aspirapolvere che non funzionava ancora non è avvenuto, cioè non hanno ancora rimborsato i soldi dell'aspirapolvere con cui abbiamo fatto il reso con rimborso. Quindi chiamare Amazon sembra impossibile in questi giorni perché non ti risponde nessuno. Speriamo solo che effettivamente questo rimborso ce lo diano, anche perché l'aspirapolvere vecchia l'abbiamo fatta tornare ad Amazon, è venuto il corriere, se vi ricordate vi avevo spiegato tutto, quindi in teoria ci sarebbe dovuto arrivare questo benedetto rimborso, anche perché si tratta comunque di 170 euro, che schifo non fanno, anche perché era il prezzo di questa aspirapolvere nuova, se vi ricordate che abbiamo preso con il Prime Day, di conseguenza quella lì doveva venire gratis, e invece, comunque, senza che mi dilungo troppo, perché poi vi dico tutte le cose messe insieme, non facciamo più niente, non mi sbrigo neanche più. Tra l'altro sto morendo di caldo, siamo arrivati ad agosto, da una parte dico finalmente, perché manca solamente più un mese a settembre, quindi l'autunno si avvicina sempre di più, ma d'altro canto dico cavolo, siamo ad agosto. Siamo ad agosto, spero che non sia il mese più caldo di tutta l'estate, ma altra cosa positiva è che dal 17 agosto io sarò in ferie, quindi mi mancano ancora 2 settimane di lavoro e poi potrò rilassarmi per una decina di giorni. Sono veramente incredibili. Da quando si sono riprese, giocano tutto il giorno e, come vi ho già detto, sono una colla. Dove va una, va anche l'altra. Sempre. Eccole qua le nostre fagottine che fanno la lotta. Ciao Queenie, ciao Molina. Vedete, gli occhietti vanno molto meglio. Adesso stanno giocando con quella pallina lì, che è la pallina di pesca. Vedete anche Atena. Atena ha gli occhietti tutti aperti. Guardate come fa col culetto. Infatti ti dico, non vuole attaccare. Patatina, fatti vedere quanto sei bella. Vedete? Sta molto meglio. Guardate che begli occhioni che ha adesso, eh? Topina. Però dobbiamo mettere le cuccine. So che non ti piacciono, ma dobbiamo mettere le cuccine. E giocano, giocano. No, magari con lo Scottex. Non si gioca con questo. Che vi mangiate tutta la carta, eh? Adesso vanno, eh? Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Amorine. Patatine. E poi, se avete visto le stories di Instagram, saprete che vanno sempre a fare la nanna qui. Non so perché si mettono qui in questo cestino e dormono qui. Oppure Atena si va a mettere sopra il contenitore delle crocche. Non ho idea del perché. Ehi, sono super vivaci. E qui abbiamo il nostro cucciolone, un patatone. Amorino, stai molto meglio oggi, eh? Vero? Guardate qua, continua a salivare. Adesso poi devo pulire la bocca se se la fa pulire, perché proprio da questo lato qui siamo andati a rimuovere il dentino. Quindi adesso gli farà malissimo, amore. Dopo andiamo a pulire tutta questa parte qua. Se se la fa pulire, ma volente o nolente dobbiamo pulirla. Vero? Hai già capito, eh? Non te gusta l'idea, però dobbiamo farlo. Goccette, Tobral. Iniziamo con Atena, che è la parte un po' più difficile. Ops. Ok, forse così è un attimino meglio. Allora, fagiolino. No, non è il latte questo, patatina. Non è il lattuccio. Dobbiamo mettere le goccine, dai. Brava. Una. Brava, Atena. Lo so, è fastidioso, è fastidioso. Povera. Altro occhietto, forza. Fai la brava. Fai la bravissima. Ehi, due per occhio. Due per occhio, non barare. Non barare. Ancora una, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Brava, amore. Ma sei bravissimo, ma sei bravissimo. Vuoi vedere quanto sei bella? Ciao. Oh, sta scendendo la gocciolina. Amorina. A posto, finito, finito. Voilà. E adesso dobbiamo trovare Queenie, ma per fortuna lei è più tranquilla. Anche tu le goccine, guarda questo occhietto, dobbiamo ancora farlo guarire completamente, dai. Allora, fai la brava, bravissima. Tu sei brava, bravissima, lo so. Tu sei brava, bravissima. Occhietto, uno. Dai, quindi. Uno, brava, amore. Due. Ancora due, mammina, poi abbiamo finito, eh? Ancora due, una per occhio. Lo so, non ti piace, lo so, lo so, lo so. Lo so, ancora una.
Ancora una. Dai. Una. Bravo, amore. E due. Ma neanche a mamma piace mettere le goccette nell'occhio, amore. E si pulisce tutta con queste zampine. Fai vedere anche tu quanto sei bellina. Fai vedere anche tu quanto sei bellina. Ehi, salute, amore. Vedete, stanno guarendo bene gli occhietti. Anche questo qua, che era super infiammato, era super gonfio. Mammarina. Ehi, devi starnutire. Devi starnutire. Puoi andare a giocare. E giocare. Dai. Oh, no. E anche questa è andata. Mentre ero fuori a spillare il detersivo per i piatti, è stata la corrente in casa. Ma ovviamente, tutto subito me ne sono accorta perché entrando in cucina ho visto i LED spenti qua sotto. Però poi ho sentito anche un beep e ho pensato tutto subito, vabbè, vuol dire che le cucciolotte hanno toccato un attimino il filo qua ed è saltata la luce. E invece no, perché anche il frigo si è spento, quindi è proprio saltata la corrente. Fantastico! Cosa vi dicevo? Non ce ne facciamo mancare una. Speriamo che nel mentre facciamo le nostre cosine la luce torni. Anche perché onestamente in casa non è che ci sia tutta sta granché sta gran luce, eh. Quindi qui ci sono tutti gli antiforti che suonano. Vabbè. La luce è tornata, ma vi volevo mostrare questo. È un nuovo acquisto che ho fatto su Temu insieme a degli altri articoli che vi farò vedere più avanti, perché si tratta di articoli autunnali. Però guardate quant'è carino! È una mezzaluna fatta, come vedete, di rametti intrecciati con tutta questa composizione ovviamente di fiori finti, ma si vede sul nero e sul rosa. E poi abbiamo questo gattino in legno che cerca di giocare con questo cristallo. È veramente molto molto bello, elegante e tra l'altro io che credo tanto in queste cose un po' esoteriche sono sicura che è di buon auspicio. E io trovo che lì ci stia bene, ovvio non è al suo posto perché qua come sapete dobbiamo fare l'angolino piante, però insomma.
Non mi dispiace. Guardate come sta. È carinissimo. Poi noi, amanti dei gatti, avendo 5 gatti, questa è veramente una chicca. E non l'ho pagato tanto perché l'ho pagato tipo 7 euro, ma è veramente un gioiellino. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Volete vedere dove si è nascosto Xavi? È andato sotto il cuscino del papi ed eccolo qua. Si è nascosto qui, sotto le coperte. Ma qui hai caldo, amore. Non posso farti stare sotto le lenzuola. Si muore di caldo, fagiolino. Amore di mami. No, amore. Hai tanta bua. Dobbiamo pulirti di nuovo il musetto. Patatino. Dunque, il bagno l'ho pulito ieri, quindi non sto a rilavarlo oggi. Volevo però accendere la candela profumata al talco, quel che ne rimane onestamente perché l'ho consumata quasi tutta. Credo che fosse della felce azzurra, se non ricordo male, mentre invece qui c'è il solito frutti di bosco, ma accendendo quello non abbiamo bisogno di accendere questo qua. Qui manca il pugnale perché Gabriele l'altro giorno, mettendo le scarpe a posto, ha fatto cadere il pugnale col sostegno e il sostegno si è rotto, quindi adesso me lo deve riparare, anche perché è fatto letteralmente di cartone. Cioè, sul serio, quindi vabbè. L'unica cosa è che appunto adesso bisogna incollarlo perché sennò il pugnale non lo posso rimettere. E infatti, non so se avete notato, ma il pugnale adesso è in soggiorno sulla mensolina. Questo lasciamolo così. Poi stasera, quando viene Gabriele, glielo facciamo riparare. Ok, quindi abbiamo detto sala pulita, camera pulita. Il bagno l'ho pulito ieri, quindi siamo a posto. Ho dato anche già un'occhiata. Ho tolto solo ancora un po' di polvere da. Il mobiletto che c'è vicino alla vasca, la cucina è pulita, quindi non ci rimane che passare l'aspirapolvere e finalmente posso mostrarvi l'aspirapolvere nuova. Io mi sto trovando veramente molto bene, ma ovviamente non bastano le parole, bisogna vedere i fatti, quindi adesso ve la presento. Ecco qui la nostra aspirapolvere. Come vedete, abbiamo cambiato la postazione perché è più alta rispetto a quella che avevamo prima, ragion per cui qua sotto, vicino alla presa, non ci stava. Quindi l'abbiamo messa qui e per non farla cadere, visto che le gattine sono tanto vivaci, vedete, Gabriele l'ha attaccata qui con un elastico. Ok, fantastico. Allora, mettiamoci un pochettino di più alla luce. Ok. Come notate, oltre ad essere più alta, è anche di un colore diverso, in quanto la nostra prima aspirapolvere era viola, questa invece è nera e gialla. Il serbatoio della polvere è sotto, questa non viene ricaricata con lo spinotto, quindi in tutt'uno, ma ha una batteria che adesso incarica e l'andiamo a mettere. Per il resto è totalmente uguale, anche questa fa la luce, è veramente molto molto comoda. Ora mettiamo la batteria così ve la mostro accesa anche perché ha tre diverse velocità anche qua di aspirazione. Si accende col nostro pulsantino da sotto, ma adesso vediamo nel pratico. È buio in questo pezzo, ma volevo mostrarvi la batteria. Come vedete, lì c'è il pezzo della batteria e questo è il pezzo per metterlo in carica. E se vogliamo è anche abbastanza semplice. Ora questa la infiliamo per così. Vediamo se riesco senza far danno. Perfetto. E voilà.
Così è completa. Altra cosa che però vi devo dire è che quella di prima era 400 watt, mentre invece questa è 500, ma forse l'avevo già accennato. Ora l'accendiamo e vediamo insieme. Allora, vi dico già che il display è situato qui. Ok, 100% carica. Ora, vedete questo? Questo ovviamente serve ad indicare la velocità. E inoltre abbiamo anche un'altra lucina, vedete qui nel filtro, che vi indica se il serbatoio è pieno oppure è vuoto. Qua ad esempio è blu, quindi adesso il mio serbatoio è sufficientemente vuoto, ma se diventa rosso vuol dire che bisogna svuotarlo. Ora, questa è la velocità base. Schiacciando questo pulsantino andiamo a scegliere il resto delle velocità. Una, due e tre. Massima potenza. Più o meno dura un'oretta senza problemi, non ci rimane che utilizzarla. Vi devo dire e sono sincera che per le pulizie di tutti i giorni io l'aspirapolvere la passo anche sopra il divano e devo dire che viene molto pulito senza dover fare il minimo sforzo, quindi. Probabilmente non è proprio il top e alcune di voi mi criticheranno per questa cosa, però onestamente per chi ha poco tempo a disposizione e per le faccende quotidiane va super bene, anche perché comunque tutte le volte che io vado ad utilizzare l'aspirapolvere vado a pulire, non mi viene il termine adesso, vado a pulire la spazzolina e la prima cosa che pulisco insomma è il divano prima di passarla su tutto il pavimento. Non si fa, ma ragazzi, che vi devo dire? Con tante cose da fare, talvolta è veramente molto d'aiuto piuttosto che perdere tempo con il catturapeli. Lei si mette qui, ma ciao patatina, amorina di mamma, cucciola. Sei qui al freschino? Sei qui al freschino? Ma sì, amore, ma sì. Allora, per sganciare il serbatoio è veramente molto semplice. Abbiamo due opzioni: A, schiacciare questo bottoncino che apre il coperchio senza stare a smontare tutto, oppure possiamo schiacciare quest'altro pulsantino. Ok, ce l'abbiamo fatta. Portarlo vicino al cestino e adesso, voilà, possiamo fare così. O come preferisco, guardate quanti peli ragazzi, pur facendolo tutti i giorni, due volte al giorno, mattino e pomeriggio, mattino e sera, guardate, è veramente incredibile. Comunque possiamo svitare questa parte qua, ok, sì, ce l'ho fatta, perfetto. E voilà, andiamo a togliere tutti i peli perché alla fine sono solamente peli, è come se avessi preso un secondo gatto, anzi un sesto gatto perché adesso sono cinque. E voilà, abbiamo risolto. Io di solito lo sciacquo, però ovviamente se lo sciacquo devo aspettare un tot di ore. Sciacquandolo adesso posso passarlo stasera. Non lo faccio tutti i giorni, non lo sciacquo tutti i giorni, ma 3 volte alla settimana lo sciacquo, 3 o 2 volte, dipende dalla quantità di peli che comunque si forma intorno al filtro. Bene, abbiamo ufficialmente finito. Sì, sono fatte le 11 e mezza e finalmente posso, indovinate un po', ma lo sapete già, spogliarmi, farmi una doccia, mettere a lavare questi, i panni da lavoro, stenderli così stasera sono già asciutti e domani posso reindossarli. Anche perché
tra l'asciugatrice in inverno, tra che fa caldo in estate e i panni ad asciugare ci mettono mezz'ora, posso permettermi di lavare tutti i giorni la divisa da lavoro, sia che sia inverno, sia che sia estate. Però, ogni volta dico, sistema al volo due cosine, ma al volo vuol dire sempre perdere quelle 2 orette fisse. Allora, i pavimenti invece oggi non li lavo perché li ho lavati ieri e onestamente li sto lavando un giorno sì e un giorno no perché rimangono, devo dire, abbastanza puliti. Tra l'altro, cosa mangio a pranzo? A pranzo, e devo anche preparare il baracchino per Gabriele. Vediamo un po', eccoli qua. Non mi prendete in giro, non mi prendete in giro. Mangio i tortelli alla mantovana con zucca, saltati in padella semplicemente con un po' di burro e noce moscata. Questi qua non sono del Lidl, ovviamente sono dell'MD, ma sono buonissimi. Noi abbiamo i ravioli, invece l'MD ha proprio i tortelloni. E io sono già, inizio già ad essere nel mood autunnale, quindi potete capire il mio entusiasmo. Allora, Shavi si è addormentato, quindi è un'ottima cosa, lo lascio riposare, mentre invece le due gattine, come avete visto, Queenie dorme nel cesto, mentre invece Athena sta dormendo sul divano, come avete visto. Quindi non mi rimane che andarmi a fare la doccia, prepararmi da mangiare, posso riposarmi per tutto il pomeriggio. Tanto penso che finirà come ieri, ovvero guarderò dopo pranzo all'incirca un'oretta, qualche episodio, un episodio e mezzo, ad essere sincera, di The Originals. Dopodiché scommetto che mi addormenterò, mi abbioccherò sul divano fino a quando Gabbo tornerà da lavoro. Quindi penso che anche oggi mi riposo. Tanto non devo fare più niente, la casa è pulita, quindi posso riposare tranquillamente. E niente, ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere giù sotto nei commenti che cosa ne pensate di quel gattino sulla mezzaluna che ho comprato su Temu. E ditemi anche se siete curiosi di vedere che cosa ho acquistato per l'autunno quest'anno. Perché non sono gli unici acquisti che ho fatto che vi devo mostrare, ce ne saranno altri. Perché, come sapete, adesso da Teddy iniziano ad esserci tutte le decorazioni autunnali e non solo. Ragion per cui a breve sappiate che andremo anche a fare un pochettino di acquisti da Teddy, così che poi i primi di settembre possiamo già iniziare a decorare. E io sono già, ve lo ripeto, in mood, sono già catapultata a settembre e catapultata all'autunno, perché veramente, ragazzi, non vedo l'ora. L'autunno e l'inverno non sono stagioni, ma per me sono stili di vita. Direi che questo rispecchia appieno, insomma, il mio amore per queste 2 stagioni. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!